Ma ciao amici, ben ritrovati ad un nuovo video di CF Vlog, il video vlog di Camera Fritz. Bene ragazzi, ormai non è più un mistero, sono single, eternamente uno sfigato. Sempre alla ricerca dell'anima gemella, ma non arriva mai! Allora ho deciso di cercare un po' su internet e di cercare qualche consiglio. Qualche consiglio che potrà magari essere utile anche a voi. Ho trovato un tutorial! Ma sì! Uno di quei tutorial fantastici che ti aiutano a scoprire se sei veramente un tipo solitario e se incontri qualcuno, come comportarsi! Ho deciso di ascoltarlo insieme a voi. Benvenuto a Come capire se ti piace qualcuno o se ti senti semplicemente solo. Se ti stai chiedendo se una persona con cui hai una relazione romantica o di amicizia ti piace veramente o passi il tempo con lei solo perché ti senti solo, questo tutorial ti darà dei consigli per rispondere a questa domanda. Sei pronto? Sì, sono pronto! Passaggio 1. Metti in discussione le motivazioni che ti hanno spinto a conoscere questa persona. Eri sinceramente interessato alle sue qualità? Ma certo che sì! Oppure avevate qualcosa in comune quando vi siete incontrati? Molto poco. Oppure ti sei sentito in dovere di essere gentile? Un po'. Oppure ti sei sentito apprezzato dai suoi amici? Mi hanno schifato tutti! Oppure avevi appena affrontato una separazione? Una separazione. Oppure hai provato pietà per la sua condizione? Ma era bellissimo! Cerca di ripercorrere le prime fasi della vostra relazione e pensa a tutte le ragioni che vi hanno avvicinati. La chat gay! Ma che domande sono? Questo è un tutorial preimpostato. Passo numero 2. Considera come ti senti quando sei in compagnia di questa persona. Ti senti annoiato? Ti senti ansioso? Ti senti a disagio? Ti senti bello? Ti senti brutto? Ti senti... Che ansia, ma che ansia questo tutorial! Ho detto che è un tutorial preimpostato. Ti senti allegro? Ti senti pieno d'amore e di calore? Analizza tutte le memorie che condividi con questa persona per trovare degli elementi comuni. Avete passato bei momenti o è difficile anche solo ricordare l'ultima volta che sei stato bene con lui? Non ho passato nessun bel momento, sono single, gol, gol, gol! Uff! Passaggio numero 3. Prendi lo spazio che ti serve. Questo passaggio potrebbe essere difficile per te se non vuoi rimanere da solo, ma è importante provare. Provo, provo, provo! Ti manca qualcosa in particolare riguardo a lui? Mi manca solo il ca... Ti accorgi di fare paragoni con ex amici o ex compagne della tua vita? Compagne? Ho detto che è un test preimpostato. Uffa, che noia! Prendi il tempo per fare delle riflessioni su di te e scopri te stesso. Mi devo scoprire. Sei uno sfigato? Oh, scusa. Prendi il tempo necessario per capire chi sei e cosa desideri dalla tua miserabile vita. Ma miserabile, no! La mia vita è miserabile da single. Passaggio numero 4. Incontra più persone possibili. Devo fare la zoccola? Non ho detto di fare la zoccola. Passare tempo con altre persone potrebbe darti un'idea delle persone che preferisci. Prova a fare volontariato. Devo darlo a tutti! Non ho detto dallo a tutti. Se non credi sia giusto frequentare altre persone, ricorda che questo è un atto altruista. Altruista? Quindi devo darlo a tutti! Ma che palle! Fai attenzione ai tuoi pensieri e alle tue emozioni. Fai dei progetti con questa persona e portali a Li termine. porterò a termine, sì, li porterò tutti a termine! Il tutorial per oggi è terminato. Tutto qui? Ho detto che è un tutorial preimpostato. Ricchione. Insomma, ma che razza di tutorial è questo? Tutti i consigli preimpostati, amici! Non hanno risolto per niente i miei problemi! Resterò per sempre single! Cercherò un altro tutorial! Sì!
Dai miei amici, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, condividete e mettete un like. Trovate come sempre qui su il tasto iscriviti che vi teletrasporterà immediatamente sul canale YouTube di Camera Fridge, il primo canale frescamente gay. E qui giù troverete i link alla pagina Facebook e al canale YouTube di Camera Fridge. Ciao amici, alla prossima!